Non lo so, credo che anche grazie alla pandemia, e dico proprio grazie alla pandemia, nonostante tutti i disastri che ha portato, credo di essere uscito con delle riflessioni più profonde su di me e sul mio mestiere. Credo di essere in un periodo di grande consapevolezza, forse anche legata al fatto che ho 47 anni, insomma, uno ha 47 anni è un uomo. Sta lì, i 50 sono lì, e quindi dice: ok, chi sono, che voglio fare, che cosa voglio essere, che cosa voglio lasciare, eccetera, eccetera. E questa consapevolezza è data anche dall'esperienza teatrale. Arrivo appunto dall'esperienza incredibile con Chi ha paura di Virginia Woolf, con un ruolo gigante, con un testo gigante, con una regia gigante. Insomma, sono quei ruoli che o esci con le spalle più grandi oppure ti schiacciano. E questa consapevolezza è data anche dal fatto che credo che un attore abbia veramente bisogno di un ruolo, di un ruolo scritto bene, di un ruolo che abbia dei temi, di un ruolo che abbia un impatto sul pubblico e di un regista, in questo caso, però di un regista che lo utilizza. Se un attore non ha queste due cose, si possa salvare, può fare bene il suo lavoro, può salvare il film, ma non arriverà mai in profondità, perché un attore da solo non è niente, un attore da solo è inutile al mondo, un attore ha bisogno di un ruolo. E quindi anche grazie a questo festival, devo dire che 10 anni fa con 20 sigarette Come no, voglio citarlo. E Aureliano Amadei è sceso una sedia sulla è terra. stato il primo premio importante dopo i riconoscimenti del sindacato dei giornalisti cinematografici, al Festival di Venezia. È stato il primo premio che mi ha dato la patente per il cinema, fondamentalmente, perché era tra la prima e la seconda serie di Romanzo Criminale, al cinema non mi conosceva nessuno, e ritrovarmi qui dopo 10 anni, qui, questo miracolo architettonico teatrale, dopo essere stato qui a premiare Amelio, per esempio, 2 o 3 anni fa, e avere assistito alla premiazione di Toni Servillo l'anno scorso, perché ero in giuria negli internazionali l'anno scorso. Di tornare qui a ricevere il premio Vittorio Gassman dopo questa cosa è una soddisfazione gigantesca, un onore che non so veramente se me lo merito, ma è un onore enorme. Perché però mi spinge anche su questa consapevolezza di cui parlavo rispetto alla ricerca dei ruoli e dei registi, a dovertelo guadagnare sempre di più, perché se ti danno un premio intitolato a quell'attore, non è solo per un film che hai fatto, ma è perché te lo devi continuare sempre a meritare quel premio lì, perché te lo ritroverai da qualche parte dentro casa tua e ci devi ragionare sempre. Quindi mille grazie anche Come per questo. soddisfacente monito, Eh diciamo così. sì, da lì non puoi tornare più, diciamo. Quindi è ancora più dura, se un po'. Beh, vedi che torna il discorso del pugilato, in qualche modo, che Eh sia un sì. coach, un allenatore, che sia un pugile.